integrale, estremamente semplice da fare, senza l'utilizzo di impastatrici se non le vostre manine, e decisamente buona. Ovviamente potete farcirla come preferite, io ho utilizzato i pomodorini e le olive. Come sempre vi ricordo di lasciarmi un like se vi piace la ricetta, iscrivervi al canale e cliccare la solita campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblico un video. Vi aspetto su Instagram, dove pubblico tutti i giorni foto e varie storie, trovate il link diretto sotto, su Facebook e naturalmente sul blog, dove trovate le ricette scritte passo passo. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa metto il lievito in una tazza con un pochino di acqua tiepida. Mescolo bene finché non sarà sciolto. In un'ampia ciotola ho unito le farine dopo averle pesate. Io ho fatto un mix delle farine che avevo a casa, integrale biologica e semola integrale rimacinata. Ai bordi della farina distribuisco il sale, al centro della farina verso il lievito sciolto nell'acqua e sul lievito anche lo zucchero, di cui il lievito si nutrirà durante la lievitazione. Con un cucchiaio di legno inizio a mescolare e via via unisco l'acqua che mi era rimasta. Se l'impasto dovesse risultare troppo liquido, aggiungo via via un po' di farina. Se al contrario troppo secco, un pochino di acqua alla volta. Finito di impastare, ungo leggermente la superficie dell'impasto con dell'olio e copro la ciotola con la pellicola trasparente. Metto la ciotola in forno spento con la lucina accesa per ore e ore. Diciamo che in tutto la lascio lievitare circa 7-8 ore. Finita la lievitazione, cospargo la spianatoia con un po' di farina, rovescio l'impasto e comincio a lavorarlo con le mani. Qui bisogna avere pazienza e lavorare con le mani per una decina di minuti minimo. Se avete una planetaria, buon per voi, fatela lavorare al vostro posto. Ungete la teglia del forno e stendete la pasta sulla teglia. Io la stendo semplicemente con le mani, senza usare il mattarello, come faccio per la pizza, e vi lascio qui sopra la scheda a quella videoricetta. Tiro e premo fino a riempire tutta la teglia. Ungo anche la focaccia di olio e la lascio riposare un'altra mezz'oretta. A questo punto sta a voi come farcirla. Io ho usato semplicemente dei pomodorini ciliegini tagliati a metà e disposti molto ordinatamente sulla focaccia. E poi ho aggiunto anche le olive taggiasche, che sono buonissime. Un giro d'olio e di sale in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti, o finché sarà bella dorata. Ottima sia calda che a temperatura ambiente. E mi raccomando, se vi è piaciuta la videoricetta, lasciatemi un bel like.